sul versante della chirurgia, ma anche sul versante della chemioterapia o della radioterapia. Vi faccio un esempio: se un paziente ha un tumore del polmone, la prima cosa che bisogna fare è fare l'esame istologico, cioè dichiarare come si chiama questo tumore. I tumori del polmone sono quattro tipi fondamentali, ma vengono divisi in due classi. La classe più cattiva è quella dei tumori, per esempio, a piccole cellule. Allora, se noi capiamo che quel paziente ha un tumore a piccolo cervello, per esempio non lo operiamo, lo facciamo direttamente un trattamento diverso che è la chemioterapia, associato o meno alla radioterapia. Se invece non è di quel tipo, noi lo inviamo al trattamento chirurgico. Quindi voi capite bene che già l'aver capito che tipo è già cambia il panorama non solo della cura ma anche della sopravvivenza, perché chi ha purtroppo un tumore a piccole cellule non ha le stesse chance di sopravvivenza, di possibilità di guarigione che ha invece un tumore non a piccole cellule. Quindi questo è ci deve far comprendere che esistono sostanziali differenze, le quali sono correlate a diverse cure e a diverse prognosi. Allora noi ci dobbiamo chiedere, possiamo noi modificare questo stato di cose? È possibile che un paziente che viene da noi per un tumore, noi possiamo modificare quel tumore in modo tale che assuma le caratteristiche più favorevoli alla cura? No, questo è impossibile. Questa è una cosa contro la quale noi ci dobbiamo arrendere e quindi questo è un elemento che noi possiamo considerare soltanto come un fattore ineludibile di valutazione della prognosi e della terapia, ma sul quale noi non possiamo agire. Diverso invece è il problema di quando noi analizziamo la diffusione di quel tumore. Noi la prima cosa che facciamo, il nostro primo dovere, quando dobbiamo curare un paziente con un cancro, è quello di fare la sua stadiazione, cioè di capire quanto è diffuso. Allora, questa diffusione avviene attraverso una classificazione che è studiata a livello internazionale, che viene spesso aggiornata e che prevede di assegnare ad ogni tumore uno stadio. Gli stadi vanno dal primo stadio al quarto stadio. Il primo stadio sono i casi più favorevoli, il quarto stadio sono i casi più sfavorevoli. Allora, e questo è molto importante, perché voi tenete conto, ecco, per capire quanto può essere importante la cura e quanto possono essere grandi successi. Tenete conto che parlando globalmente di tutti i tumori, poi ognuno ha le sue ovviamente differenze, voi tenete conto che i tumori al primo stadio, se sono ben curati, hanno una probabilità di sopravvivenza a 5 anni che è pari al 75-100% dei casi. Quindi voi pensate che grande differenza esiste tra un tumore colpito, analizzato, studiato, curato al primo stadio e invece al quarto stadio, dove le probabilità di sopravvivenza a 5 anni sono bassissime. Qui parliamo di sopravvivenze che non superano il 7, l'8, il 10% dei casi. Poi sono casi particolari in cui oggi c'è tutto un trattamento dei tumori anche in stadio quarto, ma sono cose molto complesse del quale non parliamo. Anche lì oggi si aprono scenari di cura veramente rilevantissimi, anzi io sono proprio molto puntato su questo settore da molti anni e devo dire che anche lì ci sono grandi prospettive future. Però questa è una osservazione molto rilevante dal punto di vista strategico, perché se questo è vero come è vero, noi su questo possiamo agire. Come possiamo agire? Possiamo agire facendo una diagnosi precoce, perché questa è la cosa più importante, perché noi tanti più casi riusciamo a colpire, a analizzare al primo stadio, tanto più noi saremo in grado di guarire. E io parlo anche di guarire, perché pensate che non solo questi hanno una percentuale di sopravvivenza a 5 anni a volte del 100%, ma le reali guarigioni, cioè questi pazienti non ammaleranno più di questa malattia, in una percentuale molto alta che è intorno al 65-70%, il che vuol dire che questi pazienti vivranno come tutti noi, avranno una ottimale qualità di vita e moriranno per altre cause, o addirittura molti di questi faranno magari a distanza di anni un secondo tumore, addirittura ci sono pazienti che ne fanno pure 3, pure 4. Quindi il colpire quindi un tumore al primo stadio è un nostro obiettivo, un nostro target. Voi oggi per esempio avete visto qui, è stata fatta una bella manifestazione nella quale si è parlato di prevenzione, si è fatta praticamente della prevenzione, no? Allora, questa in realtà è un termine sbagliato, perché la prevenzione non è questa si chiama diagnosi precoce.
la diagnosi precoce, lo screening è una delle cose più importanti che noi possiamo mettere in atto. Voi tenete conto che facendo questi screening, voi sapete bene, per esempio, le donne ne fanno un po' più degli uomini, no? Le donne si sottopongono con molta più frequenza allo screening per il cancro della mammella, allo screening per il cancro del collo dell'utero, e quindi in questi campi noi abbiamo oggi dei risultati veramente molto importanti, strabilianti rispetto a 20 anni fa. Voi tenete conto che oggi, parlando per esempio di mammella, che il 65% dei cancri della mammella che vengono analizzati sono inferiori a 2 cm, il che vuol dire che queste pazienti, cioè pazienti che hanno un tumore di 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, oggi per esempio noi a Roma, io ho fatto un film proprio prima delle vacanze, una paziente che ha un tumore di fino a 2 cm è in grado di essere curata in 2 giorni. Un giorno fa la diagnosi, il giorno dopo viene operata e senza essere ricoverata va a casa alle 2 di pomeriggio. Cioè lei praticamente con la mattinata risolve il suo problema e è finito proprio il suo trattamento. Quindi voi immaginate che se questo prende ancora maggiormente piede, sarà possibile per esempio su un tumore così duro, perché è veramente un tumore ostico con la mammella, si avrà la possibilità di fare questo in tempi brevissimi, senza proprio neanche addirittura ricoverarsi. E tenete conto che questo, per esempio, oggi da noi è iniziato, diciamo, io ormai il cancro della mammella ricoveriamo solo quelli che devono fare l'infradentomia ascellare, ma gli altri che fanno l'infradento sentinella, che evita di fare l'infradentomia ascellare, vincolo di tumori, non li ricoveriamo più. Il presidente Bush negli Stati Uniti, in uno dei discorsi che ha fatto alla nazione, voi sapete bene che il presidente americano ogni anno fa un discorso alla nazione e parla dei problemi più importanti, più rilevanti, dell'economia, delle guerre. 5 o 6 anni fa ha parlato proprio del cancro della mammella, identificando come uno degli obiettivi nazionali quello di eseguire questa pratica di cui vi ho parlato, cioè quello di ridurre al minimo il discomfort per le pazienti che hanno questa patologia e di ridurlo al punto tale da poter eliminare questo problema nell'arco di 24 ore. Questo con grandi non solo vantaggi per la popolazione, ma anche con grandi vantaggi per l'economia, perché tenete conto che ogni giorno un ricovero in un paziente in Italia costa mediamente 800 euro alla comunità, sia che sia operato sia che non sia operato. Ora, quindi, tornando al nostro problema, cioè sulle caratteristiche del tumore, voi vi rendete conto da queste banali osservazioni quanto fare una diagnosi precoce sia assolutamente importante, perché questo rende le popolazioni, le persone, i singoli individui che hanno la fortuna, la sfortuna di avere la malattia, ma la fortuna di avere una diagnosi precoce, di avere le possibilità di guarigione assolutamente eccezionali. Queste erano le due osservazioni più importanti, ecco, che volevo fare riguardo al significato delle caratteristiche dei tumori di cui possiamo essere affetti. Tenete conto che a monte di questo c'è effettivamente non la diagnosi precoce, ma la prevenzione. Ma la prevenzione è una parola grossissima, la prevenzione è prevenzione.